Buongiorno, allora siamo al nostro quinto appuntamento, quinto seminario per insegnanti del ciclo Cinema e Storia, quest'anno dedicato ai temi del pacifismo, della non violenza, della disobbedienza civile. E questo quinto seminario del 25 febbraio sarà dedicato alle fonti narrative, filosofiche in particolare, narrative filosofiche, e vedremo alcuni testi, tra cui un testo di Benjamin per la critica della violenza, il rapporto tra violenza, potere, diritto, giustizia. E un libro, Balkan Express di Slavenka Drakulic, agli inizi, siamo un po' agli inizi della guerra in Jugoslavia, e sono racconti che parlano della metamorfosi, no? Che la guerra produce. Morfosi dei valori, del modo di pensare, del proprio io profondo fino al punto di non riconoscersi più, eh? E anche in gran parte il punto di vista delle donne, e l'altra faccia della guerra. E alle donne sarà dedicato anche, si parlerà anche di un altro libro, Donne disarmanti, storie e testimonianze su non violenza e femminismo, con cui si vedrà, insomma, si cercherà di rispondere, no? Classiche domande se essere donne aiuta nella scelta non violenta, se costituisce un vantaggio, se le donne sono più portate alla non violenza perché considerate meno aggressive. Poi ci soffermeremo anche su Alexander Langer, stato veramente dimenticato, lo scrittore altoatesino che forse più di ogni altro ha dedicato la sua intera vita all'impegno sociale e civile, e ha un'idea di pace, no? Fratellanza mai astratta, ma da costruire giorno dopo giorno, e quindi molto importante la sua, come dire, la sua eredità. E poi vedremo dei veri e propri romanzi, in particolare uno ambientato nei territori palestinesi di una donna, Susan Abulawa, Ogni mattina a Jenin si chiama il testo, e qui attraverso la voce della protagonista, Amal, verrà ripercorso, no? La storia della Palestina dal 48, dalla Nakba, come la chiamano loro, la catastrofe per il campo, no? Attraverso poi il campo profughi di Jenin, alle varie generazioni che si susseguono, e però alla drammatica poi situazione sempre di violenza perpetrata dagli israeliani in questo martoriato territorio. Si ripercorreranno l'infanzia, gli amori, i lutti, i matrimoni. E poi vedremo altri libri. La figlia di Clara Uson, ambientato tra Serbia e Russia, siamo ancora negli anni delle guerre balcaniche, oppure Yewande Omotoso in Sudafrica, un altro paese, chiaramente con i trascorsi terribili della segregazione razziale attraverso la storia di due donne, anche queste, appunto. Come vedete, le donne sono spesso protagoniste dei racconti, dei romanzi, dei saggi che citeremo e che consiglieremo poi agli insegnanti di utilizzare. Bene, grazie.